di men che meno sgarbi. Ah, non se ne potevano accorgere, forse sgarbi sì, ma loro non potevano accorgersene perché il lavoro era imponente, quello di progettazione, quello di programmazione, di reperimento delle risorse, tutte queste cose, altrimenti i cantieri non è che si aprono perché c'è la provvidenza che li fa aprire o perché magari ci sono delle persone che mettono i soldi propri e investono per fare, qui sono soldi pubblici e quindi è necessario ovviamente che ci sia tutto un lavoro di progettazione, di valutazione dei progetti, però è stato un lavoro imponente, gli aquilani hanno fatto un lavoro imponente, veramente incredibile, che io solamente adesso riesco a capire, cioè progetti, 8.000 progetti, noi abbiamo esaminato 8.000 progetti, abbiamo visto attività di aggregati, di costruzione all'interno del centro storico che sono ormai in grado di partire da domani mattina, se qualcuno, se il sindaco volesse certificare che sono conformi al piano di ricostruzione adottato, anche se non ancora approvato, ma alcuni sono partiti ed è bello andare in centro storico e sentire, come ho detto prima, la musica dei martelli, anche se quei martelli magari battono i chiodi, però voglio dire è una bella cosa che all'Aquila non si sentiva da 3 anni, in più possono partire 8.000 cantieri per quanto riguarda, 1.500 sono già partiti di questi, insomma, però devo dire che adesso si raccoglieranno i frutti, ma è inevitabile, perché ripeto, quando uno sostiene un esame, per esempio, prima deve studiare 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi per preparare l'esame, poi va a fare l'esame e magari si vede lì della sua preparazione e della sua capacità. Adesso gli aquilani hanno lavorato benissimo secondo me, e Sgarbi purtroppo noi abbiamo avuto una immagine di gente lamentosa, di gente che aspettava che tutto fosse fatto dallo Stato, che se la prendeva con lo Stato, che faceva per ogni questione, invece non è così, perché poi gli aquilani non sono così all'interno, quindi è stato tutto un'iconografia, uno scenario che insomma ha messo data la possibilità a Sgarbi di dire agli emiliani, dice voi siete diversi mentre gli aquilani sono lamentosi, gli aquilani gli stanno dimostrando che a 3 anni aprono i cantieri nel centro storico, in Friuli a 3 anni ancora non riaprivano i cantieri in centro storico e noi abbiamo tra l'altro rimesso a posto tutte le BLC con 30.000 persone che sono diventate nelle loro case, quindi in situazioni molto più complesse di quelle passate a 3 anni si aprono i cantieri del centro storico, direi un fatto straordinario. E anche Sgarbi lo capirà. La logica commissariale non ha più ragione di essere, ha detto. E allora? Ma la logica commissariale non ha più ragione di essere, perché non è che ci può essere un commissariamento per fare la ricostruzione. Il commissariamento può essere per avviare la ricostruzione. Una volta che è stata gestita l'emergenza, una volta che sono stati esaminati tutti gli 8.000 progetti, una volta che sono state date le intese sui piani di ricostruzione, a questo punto non può essere lo Stato, no, che in qualche maniera si occupa delle questioni di cui si dovrebbero occupare per intero gli enti locali. Questo è il principio sano. È chiaro che all'Aquila abbiamo avuto in 3 anni 2 campagne elettorali, è chiaro che queste poi hanno influito in qualche maniera sulle polemiche che ci sono state, sulle rappresentazioni, e quindi c'è chi vede nel commissariamento un sopruso o cerca di far pensare che è un sopruso, che magari quindi c'è un alibi dietro per nascondere i propri problemi, che pure sono normali, voglio dire, così come la burocrazia. La burocrazia, ho detto a molti che dicono che senza la burocrazia si sarebbe partiti prima, certo. In 2 mesi 12.000 posti di lavoro, dice Lanci. Sì, se i soldi fossero stati quelli privati. Sono soldi pubblici che quindi devono essere utilizzati con grande attenzione, ma per ovvi motivi, e quindi era necessario assolutamente che fossero valutati attentamente i progetti che venivano presentati e le richieste di contributo, anche perché a posteriori abbiamo dei dati che fanno capire che insomma che sia meglio che sia stato così, perché se voi considerate che tra le BLC e le E per le quali abbiamo avuto dei progetti presentati dai cittadini, ben 460 milioni di euro erano soldi che non avrebbero dovuto essere assegnati, cioè nel senso illegittimamente direi quasi richiesti. Stiamo parlando di 800 miliardi di vecchie lire che in assenza di quella burocrazia sarebbero stati illegittimamente erogati e non sarebbero poi stati magari la ricostruzione ne avrebbe risentito perché non avrebbe avuto quei fondi necessari, cioè sarebbero stati consumati illegittimamente. Allora la burocrazia purtroppo è inevitabile. Io proposi una cosa per evitare la burocrazia, dissi i progettisti presentino dei progetti, si rendono fidefacenti della corretta quantificazione del contributo e lo garantiscano attraverso una fiduzione anche assicurativa o bancaria. Beh, questo non è passato e quando io ho visto che c'era una chiusura in questo senso ho detto no, qui la filiera ci vuole, altro che. Chiodi, quali sono stati gli errori di Chiodi commissario in questi anni? Ma tanti, ma anche tante cose molto positive. Intanto sono stata una persona onesta,
una persona che ha combattuto tutte quelle che potevano essere i fortissimi interessi, 10 miliardi di euro su un territorio di 150.000 persone, lei capisce che montagna di soldi è. Ebbene, insomma, essere una persona brava, persona onesta è già una cosa che non è facile in situazioni di questo genere. Secondo aspetto, quindi sono stato il baluardo contro tutti quelli che potevano essere lobby e gli interessi, anche a costo di essere, come posso dire, non essere in qualche maniera apprezzato, perché insomma, ma faccio il mio lavoro, che poi è tutelare gli interessi pubblici, gli interessi di tutti gli abruzzesi. Secondo aspetto, nessuno ha studiato per affrontare un terremoto di questo genere, quindi di errori se ne sono stati fatti tanti, ma abbiamo anche avuto la capacità di correggerli. Però dopo ci sono anche grandi vittorie, per esempio una grande vittoria che secondo me è straordinaria, perché molto di più di quello che ha avuto le Marche e l'Umbria, adesso lo si può dire, prima non lo potevo dire perché altrimenti indeboliva la nostra richiesta, è che noi abbiamo avuto una decurtazione sulle tasse che devono essere restituite del 60%, ma su una platea molto più vasta di contribuenti. Nelle Marche e l'Umbria fu data solamente per gli immobili, cioè per i possessori di immobili produttivi gravemente danneggiati dal territorio. Questa è data a tutti, compreso ai dipendenti pubblici. Quindi voglio dire che questo è stato un grandissimo risultato. Adesso lo posso dire, allora non potevo dirlo, perché se avessi detto che quello che noi chiedevamo era molto di più di quello delle Marche e l'Umbria, avrei indebolito la mia richiesta. Su queste cose devo dire che ci ho lavorato 3 giorni di fila a Roma nel momento in cui il governo stava cadendo, e con una crisi finanziaria che era la causa del governo che stava cadendo. Quindi io di questo sono fiero, orgoglioso. Poi ci sono stati tanti errori. Uno degli errori che io ritengo, ma questo lo dico apertamente, so di essere impopolare anche in questo, noi avevamo 2 scelte. O facevamo la ricostruzione, tentavamo di essere il più veloci possibile, e allora si individuavano, non so, 20-30 zone della città sulla quale avremmo coinvolto i maggiori professionisti al mondo e le maggiori imprese al mondo, in maniera tale che dopo la ristrutturazione sarebbero stati dati alle persone, sarebbero state restituite. Questo avrebbe significato esaminare 20-30 progetti, e non 8.000 o 10.000 o 15.000, e accelerare al massimo tutte le fasi della ricostruzione. Io all'epoca non ero d'accordo a questa soluzione, anche con il sindaco Celente, perché temevamo che la ricchezza che sarebbe, diciamo, derivata dall'attività di ricostruzione non sarebbe rimasta sull'Aquila. E allora abbiamo scelto il fenomeno degli indennizi, come lei si ricorderà. Quindi cittadini, a ciascun cittadino diamo un contributo, il cittadino si sceglie l'impresa, si sceglie il progettista, però questo ha comportato che da 20 progetti e 20 grandi imprese, magari che si sarebbero internazionali, che lavoravano sull'Aquila per rimettere a posto le questioni, ne abbiamo avute almeno 20.000 progetti da esaminare, quindi la burocrazia e tutto quanto il resto. Ecco, il rovescio della medaglia. Senta, ma adesso per il futuro, enti locali insieme al lavoro e cantieri aperti, perché lei l'ha detto chiaramente. I cantieri si possono aprire da oggi, se in centro storico sono andato già 15 giorni fa a inaugurare il primo cantiere privato che partiva, credo che questo ormai significhi che lo possono fare tutti quelli che sono pronti. Sì, gli enti locali dovranno lavorare, avranno un compito molto difficile, non pensi che sia facile per gli enti locali, perché gestire un volume di lavori di questo genere, organizzativo, di sal da pagare, perché poi sempre la regia è pubblica, diventerà difficile anche per il comune dell'Aquila. Io non sono convinto che poi la gente si arrabbierà perché vorrà le cose tutte veloci, in realtà purtroppo lei non sarà così. Lei seguirà come Presidente della Regione, perché tutti gli enti locali bene o male saranno coinvolti in questa regione. Guardi, io sono, in qualità di Presidente della Regione, sono il garante di tutti gli abruzzesi e a maggior ragione sono il garante della ricostruzione aquilana, che per l'Abruzzo è una ferita aperta nel cuore. Questo per quanto riguarda questo. Però ho chiesto al ministro Barca di accelerare questa fine del sistema commissariale, però non è che hanno nemmeno tanto le idee ancora chiarissime, quindi penso che un pochettino se ne passerà, ma io già comincio a ragionare da Presidente della Regione e non più da commissario.